Importante, se dovesse. Ti sento, ascolto. Se qualcosa dovesse andare storto, sappi che ti amo. Meno male, va. Lo devo dire io a te, sei tu la cave in questo caso. Comunque! Non ti preoccupare, Ren, non manifesterò la mia ira. Meno male. Ciac! Questo mantello qui non mi piace. Via. Benvenuti in questa fantastica puntata. Sarà un top o sarà un flop? Un toro. Speriamo. In questo tutorial ti faccio vedere come si devono tagliare i capelli al marito in quarantena, oppure come non si dovrebbero tagliare. Lo scopriremo alla fine del video. Siamo pronti? Sì! Così ti voglio caldo. Adesso sì. Metto il mantello. Ti do un bacino. L'incoraggiamento. Addio, amore. Sappi. Addio, è stato bene. Che t'ho voluto bene. Sappi che sono stati sette anni, quasi sette anni meravigliosi. Vabbè. Ho trovato un nastrino rosso che useremo per delineare così. Già, si mettiamo. Sì, vabbè, ma. Dove facciamo? Allora, se avete dello scotch nastro adesivo è meglio ancora. Se avete un marito intelligente è ancora meglio. Ma perché tu non sei intelligente che ti stai facendo? Sì. Cosa vuoi dire? Senza ah, perché lo stai tenendo. Un dito, no? Sì, però ora io ho fatto un fiocco qua dietro. Sei un uovo di vaso. E ora un samurai. Boh. Il nostro regalo è pronto. Vedi, è storto. Allora, ora. È molto storto, ma non l'hai tenuto bene. Io l'ho tenuto, non è che tenevo. Va bene, va. Lo tenevo a livello. Siamo così? Ah, ma è storto, non lo vedi qua che è storto. No, ma dai, cerca. Poi non è che. È bravo! Ma non lo vedi tu? Tu me lo devi dire. Rosso. Questi hanno aperto i portoni, chi è stato? Bimbi sono qua. Boh. Dai, bene, lo vediamo, bazzeccole poi sono. Però intanto sai che facciamo? Intanto noi sfumiamo da sotto, giusto? O passiamo sfumiamo con del vino. O partiamo dall'alto. No, dal basso. Dal basso. Certo. Quindi. Bravo, amore mio. Adesso prendiamo il nostro rasoio. Con due. Togliamo questo che non ci serve. Giusto? Io penso se uno l'ho buttato di quello, cioè uno l'ho perso, mi ricordo che c'è un altro. Devo mettere qualcos'altro qua? No. Questo. Questo qua. E lo agganciate così. Poi lo regoliamo a 2 centimetri. 2 millimetri. 2 millimetri. E adesso. Questo. Ma che cos'è quello? Non l'ho capito. Non lo sa neanche lui. Vabbè. Forse è la velocità del. Vabbè, non ci interessa. Sì. Allora inizio da dietro l'orecchio. Così se sbaglio lo copro. Vado! È molto corto. Oh. Okay. Molto corto. Vabbè. Allora, aspetta che pausa. Mi serve la carta. Possiamo raccogliere. Però se poi tu ti muovi e lo sposti. Namaste! L'importante è andare giù con decisione. È molto corta, amore. È rasatissimo, eh? Contento tu, io te lo dico, per questo. Bravo! Bravo!
Bravo, Raffaella! Allora, mo vedi che si scarica, poi hanno aspettato già un'ora. Hai impegni? Hai altri impegni? Io ti ricordo che devo andare a fare una torta di compleanno per domani. Dai, non mi fai ridere che mi torniamo alla mano. Dei lavoretti proprio questo orecchio è più grande di quell'altro, come mai? Non me ne ero accorta. Chiudi gli occhi. Capelli dappertutto. Allora, che cazzo è il tutorial? Cosa? Che tutorial è? Forse il titolo sarà come non tagliare. Come? Come non girati un attimo per vedere quanto è carino come dietro. Come meglio non farsi tagliare i capelli di tua moglie. Io! Aspetta, che devo fare? Ma la cassettina c'era anche prima nel video. Perché? Tagliamola, scusa. Arrivare più o meno a questa fascetta. Io la vedo qua più alta. Qua più alta. Però se tu te la sposti, carino, se tu te la sposti, non è che è un elastico. Comunque questa cosa me la devo far spiegare bene bene. Allora, facciamo così. Abbassiamola. Perché la devi abbassare? E poi la alziamo uguale. Ma se prendi un elastico, meglio. Ma non ce l'ho un elastico. Prendi un elastico quello là gialli, quelli là che avevano là. Ma metti qua. Gialli? Quelli là piccoli. Ah, tu dici quello da cartoleria proprio? Ma non lo so se ci entra sta testa. Bravo! Qua. Oh, qua lo lasciò. Lo so, anche dietro ancora è un pochino più distante. Stavo cercando di capire la linea dritta. Vedi? Che viene meglio? Ovviamente devi stare attenta ora. Tu l'hai buttato. Lo dovresti buttare tipo così. Quadro.
li ha presi e non si vede tanto tempo da. Dai, eh! Forza cascuraio! Tipo ci dai? Così? Perfetto! Sto dicendo che devo spostare il cuoio capelluto in modo tale. Lo senti anche tu che tipo sente che si prende i capelli e fa. Tu lo senti? Preso proprio la mano a tagliare i capelli in casa, eh? No, che cosa mi fai? Dai, ma se sei troppo carino. No! Fermo! Mi hai rovinato! Che moglie! Ma insomma, guarda. Ma se sei carinissimo! Mi hai fatto il ciuffo di lato? Ma va bene la frangia! La frangia!